Ciao e bentornati al podcast di Compex Italia. Io sono Marco e come sempre sono in compagnia di Leonardo. Ciao Marco, ciao a tutti. Ciao Leo. Noi ogni tanto iniziamo ridacchiando perché prima di registrare Parliamo, discutiamo discutiamo e poi partiamo, e così poi come una doccia fredda. esatto. Oggi però non parliamo di docce fredde, ma parliamo di come utilizzare il nostro context per trattare il dolore. Esattamente. In particolare partirei da un concetto che è quello della TENS, famoso concetto di TENS. Che in realtà è una sigla che vuol dire tutto, Vuol se dire la tutto e leggiamo di per nulla. sé, Allora, esatto. TENS significa, è l'acronimo inglese di Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Ok, quindi Quindi stimolazione dei nervi, nervosa nervo, cioè stimolazione elettrica. Dei dei nervi nervi attraverso la cute. transcutanei attraverso la cute. Quindi, in realtà, se dovessimo seguire l'acronimo, definirebbe l'elettrostimolazione in generale. Però, per uso comune, per consuetudine, la TENS si è andata a posizionare a livello della terapia, della riabilitazione in generale, come strumento per il trattamento del dolore. Identifica una terapia che va a stimolare non tutti i nervi, ma soltanto i nervi di tipo sensitivo, cioè quelli che portano l'informazione dalla periferia alla centrale, che sarebbe il cervello. Ok? Ok, quindi in sostanza possiamo dire che la TENS stimola appunto questo tipo di nervo in maniera, perché poi quando parli di nervi alla persona qualunque c'è un irrigidimento, c'è un po' un freezing, Allora, un panico. adesso facciamo un po' di chiarezza. Dobbiamo Sì. distinguere, dobbiamo generalizzare in due tipi la fibra nervosa: la fibra nervosa motoria e la fibra nervosa sensitiva. Con Compex noi possiamo agire su entrambe. Ok? Generalmente ci rivolgiamo a quella motoria, cioè quella che ci permette di avere una contrazione, che utilizzata in diversi modi, in diversi programmi, abbiamo già parlato abbondantemente, non ne parleremo adesso. Possiamo fare programmi di recupero o programmi di preparazione. Nella fibra sensitiva, invece, noi andiamo come posso dire, Stimolare. inondare di informazioni, sì, stimolarla, inondando di informazioni tattili, in realtà, simulando delle informazioni tattili, questa fibra qui, per limitare la sensazione del dolore. Perché la limitiamo? Perché l'informazione dei sensi, sensitiva, in questo caso tattile, è più veloce, viene trasmessa più velocemente di quella del dolore. Proprio a due binari differenti, che si muovono a due velocità differenti, l'informazione su questi binari. Quindi se noi battiamo questo binario del sensitivo, battiamo in velocità quella del dolore e non lo sentiamo di meno perché il cervello è impegnato a elaborare queste informazioni che noi mandiamo forzatamente con TENS. Insomma, il dolore viaggia su un treno regionale. Esattamente, sì, un treno regionale mentre noi usiamo l'intercity o la freccia, diciamo così. O Italo. Italo, così. Diciamo. Facciamo pubblicità, Italo, Ai treni. Italo, Freccia tutto. tagliamo Italo così magari. TGV. In E va bene. pratica è affascinante questo concetto. Se lo traduciamo in un gesto che a noi viene automatico e istintivo quando prendiamo una botta o ci facciamo male. E cioè, se ci pensate, quando prendete una craniata, la prima cosa che vi viene da fare è strofinarvi il capo. Oh. Esattamente, cioè, oltre alle bestemmie di quelli di No, turno, no, quelle però, no. vabbè, c'è a chi Sì, e vengono, insomma, c'è quando chi no. sbatti il mignolo al comodino, però, ti viene il primo gesto che fai è ovviamente L'imprecazione toccare e poi l'imprecazione toccare. e toccare la parte che fa male, insomma. Insomma, no, non E niente, imprecate, però, toccatevi solo. siate buoni, siate buoni. Siete buoni. Però sì, sfregarsi è esattamente quello che va a fare la TENS. E il motivo per cui quando noi facciamo un programma TENS o un programma similare,
il nostro dispositivo ci dice di aumentare l'intensità fino a che non sentiamo la sensazione di formicolio, perché vogliamo appunto riprodurre una sensazione tattile. Esattamente. Ricordiamo però che l'intensità vuol dire che, quanto in profondità ci muoviamo, arriviamo con la stimolazione elettrica fino a tutto spessore del muscolare. Ora, la fibra sensitiva è superficiale, è nel derma. Se utilizziamo un'intensità troppo alta, superiamo lo strato del derma e andiamo nel muscolo, e noi non vogliamo una contrazione, non vogliamo arrivare nel muscolo. Quindi non esagerate quando utilizzate TENS. Esatto. Se poi volete, se poi avete un SP8, non preoccupatevi, perché se alzate troppo l'intensità lui dice: uè, cosa stai facendo? Con la funzione MI TENS, appena lui rileva una contrazione, diminuisce del 20% l'intensità per ricordarvi appunto di andarci piano, insomma, di andarci cautamente. Se voi volete tornare a alzare, lui ve la abbassa ancora, perché state sbagliando, dandovi bastonate in testa. No! Va bene. Non si fa. Non allora, si fa. Però ricordiamo che TENS, appunto per il concetto che abbiamo appena spiegato, è un palliativo. Cioè, esatto, serve soltanto a limitare il dolore, non la causa del dolore. Sì, ora, sì, questo è fondamentale. Non ricordarlo. Toglie il problema, non toglie il problema, però diciamo che può essere utilizzato appunto per questo tutte le volte che si vuole, anche consecutivamente, senza controindicazione alcuna, ed è l'unica casistica in cui, proprio perché non vogliamo una contrazione, l'applicazione dell'elettrodo può essere fatta semplicemente intorno alla localizzazione del dolore, senza tener conto del posizionamento del muscolo. Esatto, e questo, ragazzi, è penso l'unico antidolorifico naturale, cioè veramente naturale, a disposizione. Cioè, esatto, cioè invece di abbondare di analgesici o di antinfiammatori, fate TENS, non vi succede nulla, non vi crea fastidi, non vi dà danni collaterali che possono essere, non so, mal di pancia strani. Fate TENS e basta. Poi magari a seconda del caso specifico, se vogliamo fare anche un lavoro sulla causa, possiamo magari abbinare una capillarizzazione, sì, a monte o a valle. Esatto, dipende un po' dalla casistica. Ipotizziamo un'epicondilite, una problematica all'articolazione del gomito. Se ci fa male, se abbiamo un acuto, insomma, anche soltanto a toccare, anche alla palpazione, per così dire, possiamo desensibilizzare l'area con TENS, così che possiamo andarci a lavorare poi con capillarizzazione. Ma come lavorare con capillarizzazione? Andando non sul gomito, perché lì non abbiamo un vero e proprio muscolo, andiamo a monte, ovvero sul bicipite o sul tricipite, oppure a valle, sull'avambraccio, e lì utilizziamo capillarizzazione. Cosa facciamo in questa casistica qui? Abbondiamo, cerchiamo di implementare l'afflusso sanguigno per accelerare i processi rigenerativi che già sono in atto. Ok, quindi insomma, abbiamo vomitato informazioni. Come sì, ne abbiamo tantissime informazioni, perché ho vomitato, le abbiamo cantate come la messa. Programmi tipo TENS che trovate sui vostri dispositivi sono programmi anche chiamati i programmi tendinite, per esempio, sono su una frequenza simile a quella della TENS, e vi permettono anche qua di andare a alleviare il dolore al tendine. Poi, sempre anche in questi casi, è probabilmente corretto applicare una capillarizzazione o magari un decontratturante a monte o a valle, no? Esatto. Diciamo che il programma che agiscono in maniera similare a TENS sono tendinite e appunto epicondilite. Sono studiati un po' di più, adattati alla frequenza che serve per quelle zone lì, per quei nervi sensitivi di quelle zone. Esatto. Insomma, se poi avete un SP8, avete dei programmi, avete il programma epicondilite, se avete un runner avete il programma tendinite, mentre se avete un Compex della linea Fit o SP, in tutti i prodotti avete comunque la TENS di base come antidolorifico, sempre inclusa. Ci sono poi programmi tipo dolore muscolare, decontratturante o vari programmi antidolore, ma penso
che per questi occorrerà fare un podcast de dedicato e a parte. Io direi che Sì, per questa diciamo che puntata. hanno diritto anche loro a un po' di spazio in più, adesso dispiace così sprecarli, però sappiate soltanto, mi piace dire questa cosa, di dolore muscolare, che è il programma a maggior rilascio endorfinico, quello che rilassa di più, quindi se volete semplicemente rilassarvi o trovare un attimo di pace dopo una giornata di lavoro o di una performance fisica, vi consiglio il dolore muscolare sulla zona lombare, che è la zona più stressata anche semplicemente dalla posizione ortostatica, che sarebbe la posizione in piedi. Fatelo, che vi rilassa veramente tanto, vi fa addormentare. Il rischio, l'unico rischio è addormentarvi con il compresso attaccato. Bellissimo, fatto innumerevoli volte, con chiari effetti collaterali, visto Esattamente. le stupidaggini che riusciamo a dire a ruota libera anche quando tentiamo di essere seri. Va bene. Ragazzi, alla prossima, grazie Alla ancora prossima. per l'ascolto. Dai, Ciao a grazie tutti, Marco per le domande. Ciao. grazie Leo, ciao.